Mister, quella di stasera è la sconfitta più immeritata della stagione, forse, d'accordo? Sì, una sconfitta che non ci sta, però siamo a parlare poi alla fine di una sconfitta e quello che conta è i punti. Sicuramente parliamo di un'altra cosa. Mister, è corretto definire quella di questa sera come la miglior partita della Reggiana, in particolare al primo tempo? Ma non parlerei solo di primo tempo, parlerei di 90 minuti, poi escluso 91 perché abbiamo preso gol al 92esimo. Di 92 minuti qua a Chievo importanti, significativi sotto il profilo tecnico, tattico, fisico. Sì, sicuramente è stata una prestazione importante. Mister, come mai ci sono state così tante novità dall'inizio e sono state scelte anche nell'ottica di un triplo impegno settimanale o voleva sorprendere il Chievo? No, sono state scelte. Vabbè, Celofolini è infortunato, Del Pinto uguale. Ardemagni non stava benissimo e quindi non l'abbiamo rischiato. Abbiamo dato una rotazione con Igor e Ivan, poi abbiamo fatto riposare oggi solo Gianfi. Ma scelta io, la squadra che in questo momento mi sta, è sul pezzo e quindi abbiamo fatto questo tipo di cosa. La squadra ha risposto bene, ma questo ero, ne ero certo, ne ero sicuro, perché mi vedo allenarsi, so quello che mi possono dare, non c'è altra scelta in funzione del Chievo. Mister, è una seconda sconfitta esterna in cui si gioca bene ma non si raccoglie nulla. Cos'è mancato per fare punti oggi? Ma parlerei di due cose diverse. A Pisa abbiamo fatto un buon primo tempo, oggi la squadra, con una squadra che è seconda in classifica, che è forte, ha fatto una partita molto importante dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della disciplina, dell'ordine. È mancata, non è mancato tanto, è mancata. Noi vogliamo crescere questi calciatori che sono fantastici nella loro anche coscienza di calciatori, di oltre che di uomini, nel prendere atto in alcuni momenti della partita di alcune situazioni che possono accadere, e quindi questo è un lavoro profondo che stiamo cercando di fare per cercare di migliorare ulteriormente i ragazzi. Mister, prendono per esempio Kirwan e Lunetta che sono tornati titolari in ottime condizioni subito, una condizione di squadra generale in crescita, un mercato che ha dato una mano. Nonostante la beffa finale, sente crescere la fiducia in vista di Ascoli. Ma io in questa squadra non ho mai persa fiducia. Cioè, questa squadra, bisogna essere obiettivi. Questa squadra ha giocato alcune partite, ma è stata una squadra che ha avuto dei problemi. Puoi chiamare chi vuoi, ma è una squadra che ha avuto dei problemi nel mese di novembre, dovuti a una particolare situazione. La squadra ha un obiettivo chiaro e cerca, farà di tutto per raggiungerlo. È sul pezzo, sa quello che deve fare. La risposta è positiva. Devo solo dire bravi ai calciatori per quello che hanno, come hanno lavorato, come stanno affrontando la partita. C'è da migliorare alcune situazioni dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, tattico e dal punto di vista della coscienza personale, però ci siamo. Per concludere appunto, mister, che cosa si è sentito di dire ai ragazzi al rientro negli spogliatoi? Cosa mi sono sentito dire ai ragazzi? Che per migliorare possono dare sempre il loro meglio e che oggi non meritavano assolutamente di perdere, perché quando vieni qua e fai una prestazione del genere devi riportare a casa dei punti. Quindi a loro gli ho detto che per la loro vita, per la loro professione c'è da migliorare alcune cose. La strada la conosciamo qual è, che non è solo a parole, ci lavoreremo per migliorarli. E quindi gli ho detto questo, di avere fiducia e di seguirmi in quello che sarà il percorso per raggiungere la salvezza. Grazie, mister. Grazie.